Per mantenere la pelle giovane, la strada maestra da seguire è sempre la rigenerazione. Per Antonino Di Pietro, dermatologo dei VIP, non ci sono dubbi. Un elemento importante è l'acido ialuronico da utilizzare con il picotage, ovvero una serie di microiniezioni fatte con un ago molto sottile ad un millimetro di profondità. Una tecnica che migliora turgore, elasticità, idrata profondamente e aiuta a difendersi dall'azione dei raggi ultravioletti. Un'ultima terapia estremamente interessante è il Rimage. Il Rimage invece consiste nel far penetrare all'interno della pelle una sostanza molto interessante, un composto che si chiama fospidina, e la fospidina all'interno della pelle riesce a trasformarsi in acido ialuronico e a irrobustire le membrane cellulari. Interessante questa tecnica perché non prevede delle iniezioni, quindi non ci sono aghi, ma la fospidina sotto forma di gel viene fatta penetrare con l'elettroporazione, che è una particolare metodica per far entrare all'interno della cute sostanze ioniche, e all'interno della pelle nei primi millimetri comincia a stratificarsi già solo dopo una decina di minuti dall'applicazione. Subito dopo la pelle viene sottoposta ad una radiofrequenza frazionata che non surriscalda il tessuto, ma crea una sorta di vibrazione molecolare per cui la fospidina arriva in profondità quasi a un centimetro dalla superficie. Questa fospidina che ha inibito la pelle viene poi illuminata al termine di questa particolare metodica che si chiama Rimage, lo ricordiamo, viene illuminata con una luce che noi vediamo di una tonalità giallo e rossa, e a questa lunghezza d'onda questa luce attiva le cellule che sfruttano e utilizzano meglio la fospidina. Questo trattamento dura circa 40 minuti e la sua azione mira a migliorare il turgore, l'elasticità e a fare in modo che la pelle possa difendersi meglio dall'ambiente circostante e recuperare più velocemente i danni che ha subito dalla luce, dal calore e quindi da questi mesi caldi che affronteremo. Ecco, quando i segni del tempo sono più profondi, l'uso del Botox può essere una soluzione? Io sono fermamente convinto che la pelle debba essere rigenerata e quindi noi dobbiamo fare di tutto per aiutare le cellule a rigenerarsi e quindi a migliorare la qualità e la quantità di collagene e di elastina che abbiamo nella nostra pelle se vogliamo combattere in maniera efficace l'invecchiamento cutaneo e soprattutto dare un aspetto estremamente naturale, armonico con la nostra muscolatura. Ahimè, io vedo sempre di più delle facce che sotto la paralisi del botulino perdono l'espressività, perdono la personalità anche per uniformarsi in maschere spesso ridicole, di visi immobili che non riescono più a trasmettere le espressioni, la gioia o il dolore, l'arrabbiatura, quando si sforzano di sorridere si deformano creando rughe o pieghe che normalmente non esistono, quindi questo le rende buffe se non ridicole. Ecco, secondo me non è questa la strada per la lotta all'invecchiamento, non è questa la strada per restare giovani, che ripeto è un nostro dovere restare giovani con la pelle, come con i muscoli, come col cervello, come con tutto il nostro organismo, e quindi anche la pelle deve essere aiutata a restare giovani. Ma un conto è aiutare la pelle a restare giovane e un conto è trasformarla in maschere da pagliacci, insomma, o da facce aliene. Quindi attenzione a certe scelte. Il botulino è considerato da me un farmaco molto efficace per risolvere problemi in cui è davvero importante. Non lo ritengo invece la soluzione migliore per paralizzare i muscoli di un viso illudendolo che diventi più giovane.